E allora? Ti sei fatto un po' di risate, guarda. Hai capito il fatto perché l'altro giorno ti dicevo che io, anche se sto morendo di fame, non accetterò mai un centello. Hai capito, cuore mio, il motivo? Oh, vabbè, sta fuori di testa, fuori. Dici che gli ha detto la Anto? No, ma tranquillo, tanto Franco è un bravissimo, lo saprà fare bene questo lavoro. Va lì, si tratta giusto di dividere un po' i pacchetti e dare ai vari, i vari fruttivendoli la merce in modo tale che loro la frutta la possono vendere tranquillo, non c'è niente di che, sì c'è un po' di pericolo ma alla fine non c'è nulla di che, ma io gli sto dando tanti di quei soldi, tanti. è pazzo cuore, è pazzo, non sta bene. Ma quello non ha capito ancora che io e mio fratello siamo un'unica entità, non lo ha capito. E là sta, hai capito? Va avanti e dietro con la valigia. Ma sicuramente, mo ti dico io, mo tra un po' sai cosa farà? Mo aumenterà la posta, anziché una, due valigie, poi tre valigie. È un pazzo, no, mi fa morire. Vabbè, l'importante è che non dice, che non offende, alla fine può fare quello che vuole, tanto non mi interessa, non mi è mai interessato e nemmai mi interesserà. Non esiste, cioè è una cosa proprio che va contro la mia indole. Cioè io se dovessi fare una cosa del genere la potrei fare solo per una persona, il mio fratello. Cioè il resto non ce n'è per nessuno, anche se mio fratello non so che non farebbe mai una cosa del genere, non mi metterebbe mai in una situazione del genere. Quindi andassi avanti e dietro come un imbecille. Beh, io sto andando al consulente, ci sentiamo dopo. Ciao cuore mio, muoviti a venire. Ciao.